termini gara 1 parlavamo tra le righe, su questo campo si può vincere, questa squadra lo ha dimostrato, questo allenatore ha dimostrato grande carattere, meglio di così non poteva andare. Ah, siamo riusciti subito a mettere in difficoltà, forse, ripeto, loro sono entrati un po' in difficoltà anche sul fatto che comunque mancava Maggi. In ogni caso noi la partita l'avevamo preparata su tutti i fronti, sia con sia senza Maggi. Io saluto che Maggi non avrebbe giocato quando sono arrivato qua al palazzetto. Questo non ha tolto la concentrazione ai miei per cercare di fare le cose che avevamo preparato. Stasera siamo riusciti bene o male a fare tutto ciò che avevamo preparato. Siamo stati chirurgici in alcuni momenti, siamo riusciti ad andare pure a sopra di 13, abbiamo senza mai mollare, sapevamo che Martina sarebbe rientrata, è rientrata benissimo, ma siamo riusciti a toglierla dietro nuovamente e a stare dentro la testa con la partita. Poi qualche episodio finale che ancora dobbiamo un pochettino sistemare, ha permesso a Martina forse di trovare un bagliore di luce, però l'inizio sicuramente era dalla nostra parte stasera e i ragazzi sono stati super dal primo all'ultimo senza mai mollare in campo. Cosa è successo in quella rimessa a poco più di un minuto dalla fine? Palla a bomba di Santoro e palla aperta. Ah, perché praticamente Giovanni è andato a prendere la palla dando le spalle al canestro e ha ricevuto la pressione del giocatore, effettivamente aveva toccato Martina. L'arbitro l'ha visto al contrario, però ci sta, giochi fuori casa. L'importante è che anche lì i ragazzi non hanno perso comunque la lucidità e la possibilità di portare a casa la partita, una vittoria voluta, cercata e soprattutto costruita da questa squadra che, ripeto, è fantastica dall'inizio dell'anno, perché nonostante tutto quello che è successo e i vari cambiamenti è riuscita sempre a trovare le giuste motivazioni per star dentro e cogliere l'obiettivo finale, che sicuramente era quello di arrivare in finale e poi da lì avere la possibilità di giocarsi tutto, considerando che comunque abbiamo avanti due chance. Adesso, riavvolgendo il nastro, in carico di capo allenatore, tra mille dubbi, tra tanto entusiasmo e con una squadra che probabilmente non è soltanto una squadra, è un valore. Ne parlavamo qualche settimana fa, il logo old school probabilmente si commentava da solo. Quanto vale questa vittoria per coach Domenico Bolignano? Ah, sicuramente per me vale molto, ho sempre cercato di lavorare sempre al meglio per questa squadra, per questa società, anche da assistente, dando una grossissima mano ad Alessandro, che stimo tantissimo come persona. E niente, c'è stata questa occasione, l'ho colta al volo senza pensarci due volte, l'avevo già detto, contento che la società mi abbia dato fiducia, spero che con la partita di questa sera in parte abbia ricambiato un po' la fiducia data mia alla società. La dirigenza ha detto grandi complimenti a Domenico Bolignano, adesso andiamo a dirigente per vincere, senza se e senza ma. Ma sono contento, però i complimenti vanno soprattutto ai ragazzi che vanno in campo. Io sono in questa squadra, cerco di essere il condottiero, però merito a loro, perché alla fine lottano loro sul campo partita dopo partita. E adesso piccola pausa e poi si lavora per il dirigente. Ma ora riprendiamo sicuramente, darò ai ragazzi due giorni di pausa, riprenderemo mercoledì mattina con la testa alla partita. Agrigento è riuscita a vincere la partita su due gare, quindi a riposo già da una settimana. Speriamo di riuscire a sfruttare il fatto che comunque loro abbiano 4 giorni di stop e che abbiamo un po' perso il ritmo della partita, visto che noi siamo riusciti ad arrivare a gara 3 e siamo tra virgolette in palla. Concordi che l'MVP di questa squadra è il gruppo? Sì, concordo pienamente, perché in questa serie di playoff ognuno dal primo all'ultimo ha dato la sua, dagli under Laganà e Marengo che si sono alternati, ai senior tutti, compreso lo staff tecnico, Pasquale Motta, Giuseppe Colimeni, lo staff medico, il dottore Calafiore, i dirigenti vicini, Lillo Barrega sempre presente, non me ne voglia nessuno se mi sono dimenticato di qualcuno, però tutti quanti hanno dato il loro contributo fino ad ora e spero che continuino a darli fino alla fine, provando a ottenere un risultato importante. Poi questi grandi tifosi,
sì, e poi i tifosi che alla fine ci hanno seguito fino ad oggi qui a Martina, ci hanno creduto, ci hanno sostenuto, quindi sono contento per loro e dedichiamo sicuramente questa vittoria anche a loro che sono venuti numerosi.